Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti questa sera su 1111 Memories Retold. Che cos'è 1111 Memories Retold? This game supports an autosave feature. Please don't turn off your system when you see this autosave icon. Ok. 1111 Memories Retold è, a quanto ho capito, perché chiaramente ne so poco, come al solito aggiungerei. Come faccio? Ah, ok, mi sta facendo modificare quella roba lì. Perché questo non lo posso scegliere. Language italiano, però è tutto in inglese. Dicevo, a quanto ho capito è un walking sim. È un walking sim che parla di storie di guerra. O almeno di due veterani di guerra che in qualche modo sono interlacciati dai loro racconti e dalla loro storia. Quindi sono proprio curioso di sapere dove ci porterà. C'è addirittura un DLC che io ovviamente non ho. Non ne conoscevo neanche l'esistenza fino a 2 minuti fa. Sono curioso di capire questo linguaggio, tipo apply settings. Ok, no. Mentre se metto italiano, ok, ce l'abbiamo, fantastico, perfetto. Allora, vediamo un po'. Sensibilità del mouse, grafica, schermo intero, va bene. Risoluzione, possibilmente. Un frame rate un po' più altino a 2K, eccolo qua. Mettiamolo al massimo. Sincronia. Cioè vai? Ok, sì. Ah, per ognuno devo fare sta roba? Ok, le opzioni con il controller sono un po' poco funzionanti, nel senso che io sto premendo tasti, ma non succede nulla. Come potete vedere, ok, adesso sta succedendo qualcosa. Ok, diciamo che sono molto. Perché devi tornare indietro, cioè come se tu entrassi in un altro sottomenu. Ok, acceso, sì. Va bene. Anti-aliasing, va bene. No, facciamo alto, dai. Penso che comunque sia un gioco abbastanza leggero. Ok, ho capito come navigare la UI. Penso che sia un gioco abbastanza leggero, quindi. Eliminarle? No, salva tutto. Applica impostazioni, va bene. Perfetto, iniziamo subito. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Elijah Wood? Ok. Elijah Wood, ok. Novembre 1916, a 2 anni dalla pace. Ok, quindi siamo nella prima guerra mondiale. E ovviamente siamo molto lontani dalla fine della guerra, per ora. Ok. Una cosa che mi interessava di questo gioco è proprio questa grafica molto offuscata, direi quasi. Sono curioso di sapere il perché di questa scelta grafica, onestamente. Mi chiedo se sia tipo volontaria. With a girl. Ok. A girl Harry. who worked in a photography store in a quiet little corner of Toronto, Canada. Il Canada. Julia. What are you doing, Harry? Are you meant to be playing with that camera? The two of us grew up together, born the same month, lived on the same block. To her, we were best friends. To me? Well, never mind. Okay. I know you have to test it, but does it always have to be on me? Ok. Quella Giulia premia per scattare una foto. Ok. Ok, che cosa carina. Well, you're not getting a serious photo out of me. I can assure you of that. I shall be silly until you put that camera away. How about Ok. now, Harry? How do I look? Fotografie gratuite. Premi Y per entrare in qualsiasi momento nella modalità fotografia e premi A. Ah, free shoot, free photo. Photomod sarebbe, fotografie gratuite. Per scattare una fotografia gratuita. I rullini. Ah, no, ok. I rullini erano costosi, quindi i fotografi potevano scattare solo 16 fotografie al giorno.
tipo preciso. Tutti i fotografi solo 16 al giorno. Ok, ok, ci stiamo muovendo finalmente all'interno dell'ambiente. Abbiamo detto come facciamo con le foto. Ah, guarda, c'è pure l'animazione. Mi chiedo se sarà... Oh, oh. Ok, il frame rate è un po' ballerino, nel senso che 70 fps mi sembra strano. Lì è parte 1 di 2. Non so, 70 fps è un valore un po' strano, onestamente. Qua c'è un letto, forse dove dormiamo noi? Si può tipo... Ah, guarda, ci si può abbassare, ok. Done the odd recruitment poster. Oh my, welcome. How are things over in your major? Okay, okay. As well as can be expected. Qui stanno facendo cheap talk. As best we can. Fine place you have here. Do you take commissions, outside assignments? Ciao Chiara. Buonasera. Boy, hey. Bring some wine for the major. Sì. Good stuff. Upstairs. Who is this upstairs, fine fellow, okay. Then? Your son, I take it. Ok, ok. Signor Taylor mi ha chiesto di portare un po' di vino e sarà meglio che lo faccia. Ok, ok. Julia, come over here and say hello to the major. Cosa stai giocando? Non lo so. E questo è il bello, lo stiamo scoprendo. Quanto è vecchio? Non credo che sia vecchissimo, sai? È semplicemente che è il suo stile. È proprio uno stile grafico particolare. Nice to meet you, sir. Mia per interagire. Ok, abbiamo ottenuto il vino. Però hai ragione, vediamo quando è stato prodotto questo gioco. 1111 Memories Retold. Del 2018, quindi proprio due giorni fa praticamente. Poteva non esistere, non essere cattiva con i giochi che gioco. Non essere cattiva con i giochi che gioco. Prima vediamo com'è, poi se ne può parlare. Magari è un bel gioco comunque. A me per esempio la grafica è quello che ha catturato di più. Io l'ho preso proprio perché ero molto incuriosito da questa grafica. Ah, here we are. You took your time, boy. Oh, ma che poi? Poor lad. I'm sure he's trying his best. Here you are, Major. To your health. Why, thank you. Cheers. Cheers. Così. Prima mattina. Now, you said something about needing a photographer? Yes, yes. Who took these? They're exceptional. Just the kind of pictures I'd need in the fight against the Germans. What? Ok. Torno più tardi a vedere come va avanti, va bene. Nello stesso momento, fabbrica di dirigibili Germania, ok. Ah, blödes Funkgerät. Kurt, du bist der Techniker. Reparier das Ding. Brennt immer um dieselbe Zeit durch. Schnell, die Berichte kommen gleich. Ok, ok, quindi qua siamo dall'altra parte della barricata. Mi chiedo cosa dicano oggi alla radio. Va per selezionare. Ok. Habe ich das richtig gehört, Kurt? IA 125? In der Einheit ist auch der Max, cazzo. Oh no! Mio figlio Max. Alles noch unbestätigt. Ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich sag's den anderen. Ok, e lui non mostra alcuna emozione, lui non parla. Dear Katrin. Ok, parla. I've done something I know you will not agree with. It's about Max. It's about our son. Ok, quindi parla inglese. I know now why his letters are not reaching you at the farm. Tutto chiuso qua. Noi dobbiamo dirigerci verso l'uscita, immagino. Chissà come hanno fatto ad ottenere questo stile grafico, perché è davvero unico. Non credo di aver mai visto qualcosa del genere. Sembra quasi glitchato. Gut, wir warten schon. Zieh den Hebel, die Ehre gebührt dir. Ok. Cos'è sta roba?
la mega gabbia. Ah no, è un dirigibile. Oh, capisco. Oh, c'è un micino. Ciao micio. Das wird mir wohl nie langweilig. Fast geschafft. Noch ein Hebel. Da hinten, vor der Leiter. Ok, questa è la leva, immagino che abbasserà la scala. Ah ok, posso correre con la levetta destra. Cioè con il trigger destro. Ok, devo andare da lui, va bene. Che immagino di non poter salire dalla scala. O forse sì. Sarebbe stupido se non potessi. Ok, a quanto pare vuole parlare dei loro figli. Questo va dritto come se non lo fosse. Sei pazzo. Ma che ce ne vuole di coraggio qui, eh? Ah, forse non sei tu con cui devo parlare. Vediamo, io andrei di qui. Mi chiedo se prendendo l'altra via sarebbe cambiato qualcosa. Oh, proviamo per interagire. Ok. E B per mollare, va bene. Questo lo tiro un pochino indietro. Ah no, guarda, avrei fatto la stessa identica via praticamente, solo con un enigma diverso. Ok, ok, ci sta, ci sta. Comprensibile. Hey Kurt, come here. Oh madonna. Ma si può cadere tipo? Viele von uns hier in der Fabrik haben Söhne in der Einheit. Sie haben sich alle zusammengemeldet. Alle aus demselben Dorf. Wolf sagt, es ist noch nichts bestätigt. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Che ansia vivere così in bilico, cazzo. Das würde ich gern glauben. Aber es war die Nummer ihrer Einheit. Und wir haben Krieg. Kurt, dein Sohn Max ist doch auch in der Einheit IR-125. Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich. Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen, weil die Heimat so weit weg ist. Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas und er respektiert dich. Hm. Okay. Quindi siamo il cocco del boss. So the pictures from Taylor's new camera were great. And Julia looked beautiful. But I'd never tell her that, of course. Don't know why, but I kept one of those photos. Still have it to this day. Posso scegliere? Che bella questa cosa! Questa mi sembra carina. Questa anche è molto naturale. Questa solo di profilo, no? Questa mi sembra troppo rigidina. Io direi una di queste due. Prendiamo questa, dai, che si vede di più. Harry, where are you, boy? Get out here and take a photograph of the major. Ma stai calmo, però. Come on, boy. Do your damn job. Va bene, siamo calmi. I'm sure the lad's tried his best. So make it a good one, boy. Punto di interesse. Scattare queste foto è una sua scelta. Quelle che fotografi influenzerà la morale di Harry. Oh, fuck. No, dai. Immagina l'obiettivo. Questi sono i tuoi obiettivi attuali in quanto fotografo. Spesso dovrei scattare foto per avanzare nel gioco. Ok, quindi volendo posso farne anche due. Tipo così. No, sì, scusa, hai ragione. Mi sono confuso un attimo. Siete simili più o meno. Dai, metti in posa. Ecco qua, ma che bello che sei. Major, would you also mind a picture with my daughter? Coso? Not at all. Non ho capito. Come here, girl. Ma che è già occupata lei, eh? In, Harry. Come on, girl. I don't fight. Vediamo se posso fotografare altro. Are you married? Eccolo là.
Piano, cioè, nel senso, eh? Piano. Ok. Truth be told, I wish it was me in that photo. The way she was around Barrett. Oh. I'd never seen her like that before. Julia was right. He was a hero. Ah, quindi è una cotta. Lei è una cotta per il maggiore? Ah. Der Direktor weiß bestimmt etwas. Wir müssen ihn fragen. Die 125? Die meisten Jungs von zu Hause sind in der Einheit. Bitte, Kurt, frag den Direktor. Du kennst ihn länger als wir alle. Er respektiert dich. Va bene. Ah, immagini dover andare di lì. I needed answers. We all did. So many of us at the factory have sons who went to war together. Some were even in the same unit as Max. The chief had a direct line of communication to the front. If anyone knew the truth behind these rumors, it would be him. Ok. Non so se mi piace questa scelta di far parlare lui in inglese e gli altri in tedesco, onestamente. O fai tutti insieme, tutti tedesco, e allora vabbè, ci sta. O li fai tutti in inglese, via. Ah, sie kommen genau richtig. Oh oh. Es gibt Neuigkeiten. Non buone, immagino. Aia. Mi sa che ci deve dare brutte notizie. Einige Männer aus der IR 125 werden zwar vermisst, okay. Aber deswegen sind sie noch lange nicht tot. Wir wissen bestimmt bald mehr. Aber fürs Erste muss die Produktion weitergehen. Wir können ihnen jetzt nicht helfen. Wir können nur beten. The others may have been content to pray. To hope for the best. Hmm. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. Arruolati. So I have gone to the front, Katrin. I have gone to find Max. Oh, fuck. I'm impressed, Harry. You're a real professional with that camera. Non mi dire che lui fa la stessa cosa. I'm heading back to France in a few days. You should join me. Help your country, take a few photos, return home a hero. And remember, Harry, women love a man in uniform. Ho notato. And it was in that very moment I decided. Wow. Wow. Davvero? I was going to war. Ma tu sei scemo. Ma tu sei scemo. That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. Mm. Maybe one day Julia would look at me the way she looked at Major Barrett. After that, it was all a bit of a blur. So much happened over that next month. They signed me up, put me on a train to the coast. They even gave me that uniform. You will think I'm impulsive, but to me there was no choice. Ci credo. Our son is missing at war. Lui è molto più logico come persona. I will not live with uncertainty. This is my path now. Ok, Kurt lo capisco. Dicembre 1916, 2 anni alla pace. Ok, quindi questo è un mese dopo gli avvenimenti che abbiamo appena visto. Non lo so, il ragionamento di Kurt lo capisco. Mio figlio è scomparso in guerra, vado a cercarlo. Perché tanto andare in guerra o stare lì in cantiere, bene o male, penso che i rischi sarebbero più o meno gli stessi considerando come lavoravano. Ma per Harry, cioè, davvero hai fatto sta cosa per un... per un uniforme con la quale speri che la tua bella ti noti? Non so, mate. Ah, devo scegliere? Ok. Io sono curioso di andare a vedere Harry, onestamente. And before I knew it, I was taking photos in the middle of the ocean. Voglio sapere che succede. I'd never even left Canada, let alone been on a ship before. You could have fit Taylor's whole photography store in the front deck alone.
Okay. I'd wake up early each morning to practice with my camera. We must have been close to shore that day. For the first time in weeks, I saw birds. Ok, questa casa della foto di uccelli, va bene. The camera Julia gave me was marvelous. The best I'd ever used. I could even change the lens to see things close up. Mi sembra il minimo, onestamente. Scusa, che modi, mamma mia. Te la prendere una campana. Salve. Si vede un cazzo. Va bene. Photos on the boat were easy. I'd had more trouble with customers back home. Addirittura. Ok, fatto. I didn't know what to expect. Everyone said the Germans were crazy. Ok. Nello stesso momento, treno tedesco verso il fronte occidentale. Ok, quindi ti fa fare entrambe le cose. Obbligatoriamente. And so I'm on a train heading out of Germany, where I write to you now. It's not a comfortable journey, being on this train. Madonna. For you, my darling, nothing changes. I will still be away from home. Only now, I will carry out my duties as an engineer on the front lines. I will enclose a letter to Lucy to tell her I have gone to find her brother. Ah, Lucy sarebbe tua figlia, immagino. Ok. Mi chiedo se questi soldati, quelli là dietro, sembravano tipo ubriachi marci o comunque infortunati. Questo mi sembra già, questo compartimento mi sembra già più tranquillo. Ah, vedi, ogni tanto parla inglese, ogni tanto parla tedesco lui comunque. Ok. Salve, sta riparando la porta, giustamente. T'a posto? Ah, wer ist da? Stehen bleiben! Das ist ein Munitionswagen, Soldat. Hier hast du nichts verloren. Wenn irgendetwas passiert, selbst die kleinste Erschütterung, weißt du, was diese Minen Madonna. Anrichten? Quelle sono mine? Oh oh. Cosa facciamo? Lo scopriamo adesso cosa fanno quelle mine? Photographs of seagulls won't make the papers, son. Or are they for that girl back home? Trust me, she's not interested. But she will be once you and I make those headlines together. Come on, let's get a few practice shots up at the bow. Get the flag in the photo, Harry. People love that kind of thing. You're the photographer, so how do I... Ah, here's an idea. You, private, get over here on the double. Ho solo due lenti comunque, una da vicino e una da lontano. Smile for the camera, Milan. Oh, gabbiano. Last one, Harry. Let's try one with the ocean in the background. Ocean in the background. Sempre con la bandiera, la vuoi? Vabbè, dai, facciamola così. Allora, regola dei terzi, metterei questa qua. Così dovrebbe andare bene, probabilmente, sì. Là, ma che bella foto! Cosa fa, sbocca? No. Oh, fuck. Ok. Ok, immaginavo bene. Abbiamo trovato davvero delle mine. Oh, oh. Che fanno ste mine? Ich suche einen Platz, um nach Hause zu schreiben. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. Perché devo fare attenzione? Che c'è là fuori? Vediamo un po' il paesaggio. Non possiamo. Come faccio a scendere? Ah, forse non dovevo salire di qui. Dovevo semplicemente attraversare un'altra porta.
Okay, okay. Claro. Mi sa che ho toccato la mina. Forse è meglio. ma scusa, lui sposta mine come se nulla fosse. Ok, I guess. Siamo sicuri che questa cosa vada bene? Collezionabile. Fammi vedere un po' cosa possiamo vedere dei collezionabili. Ah, lui è il figlio, ok? Foto. Ah, queste sono le sue foto. Questa è Emily, si chiamava? Insomma, vabbè. Ok, quindi immaginavo bene. Lui è un figlio, una figlia e una moglie. Questo è il pallone aerostatico, il dirigibile che stavamo costruendo, immagino. L'etere, Catherine, settembre. Cos'è? Sei mesi da quando sei partito da casa per lavorare in fabbrica. A me sembra sia passata un'eternità. Noi ce la passiamo abbastanza bene, anche se manchi molto a Lucy. Continua a chiedermi, quando è che papà torna a casa? Io le rispondo che devi costruire una fantastica macchina volante che aiuterà la Germania a vincere la guerra. Attendiamo con ansia il giorno in cui ti rivedremo. Con amore, Catherine. Ok. Caro Kurt, non ho mai ricevuto una risposta alla mia lettera precedente. Va tutto bene in fabbrica? Ieri sono andata ad Alpirschbach per comprare cibo e provviste. Tutti mi chiedono di te, Kurt. Sebbene tu sia troppo vecchio per andare in guerra, sono orgogliosi di come tu stia aiutando il paese alla fabbrica di dirigibili. Il tempo qui si è fatto più freddo. Lucy è di buon umore e io ho iniziato a tagliare la legna per prepararci all'inverno. Scrivimi presto, con amore, Catherine. Madonna, che vita grama che doveva essere 100 anni fa. Doveva essere una roba terribile. Cioè, immaginatevi casa senza riscaldamento, se non il fuoco in un camino. Le coperte congelate, le senza proprio zero totale. Mamma mia, fra l'altro pure il camino se volevi... Devo fare questa cosa? Forse no. O forse sì. Ma è normale che ci siano così tanti gatti in questo gioco? Cioè la vita 100 anni fa era terribile. Probabilmente non avevano neanche la... Forse non avevano neanche l'acqua potabile. Non lo so. Ma comunque di sicuro non dappertutto. C'è l'acqua potabile in casa, ovviamente, intendo. Beh? Ok. Listen, ring the bell on the right if the ship should steer right. Oh madonna. If the ship should steer left. No. Lively, lad. I'll tell the captain. You keep your eyes on the sea. Okay, okay. There I was, running left and right, ringing those bells like I was in church. Like I was in church. But I'm telling you, that's what happened. To this day, I don't know why Barrett asked me to see the captain. But for the first time in my life, I felt like I had. Attenzione! È andato in cerca di figa, torna dopo aver trovato qualcosa che gli piace fare, il campanelliere. Ok. Raddrizziamo qui, che passiamo in mezzo precisi precisi. Forse è meglio se vado di qua, perché di lì ce ne sono di più. Ok, così dovrei essere quasi giusto. Forse quella è un po' vicina. Questa è vicina, cazzo. No, devo andare a destra, cosa a sinistra? Cretino! Non è che mi confondi. Uff, ce l'abbiamo fatta? Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta. Ho salvato tutti. Fortissimo, cazzo. Viva me. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. I knew you had it in you, lad. Keep it up and that girl back home will be yours in no time. Now there's a photo for you, Harry. Dove chi? Clearing the path. Oh. Ah, il dragamine, praticamente questa nave si occupa di togliere via le mine. Immagino, non so come, tecnicamente. Vuoi vedere che non hanno neanche modellato la parte dietro della nave?
Sono abbastanza sicuro che non esista la parte dietro della nave. Più parli e ascolti le persone, più informazioni potrai riferire alla tua famiglia. Ok. Ok, interessante. Serve a qualcosa? Ciao, Lothar. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. Ok. Trovo la fonte del suono. Oh. Ah, proprio 0-100. Es ist richtig, dass wir hier sind. Das weiß ich. Hey, mit dem Land ist es noch schlimmer. Da wird langsam alles knapp. Die deutschen Vorräte sind so knapp. Ah, ok. Dovevo trovare proprio il punto preciso preciso, anche se lì segnava rosso da un po'. Machst du dir Sorgen? Natürlich nicht. Auf beiden Seiten gibt es Verluste. Sì. Ma va che secondo me la vincete la guerra, eh. Ma è nicht mehr lang. Oh. Quasi già vinta, bro. In fucking perdibile. Ok, ok. Torniamo indietro, vediamo un po' cosa abbiamo da fare. Mi chiedo se la lettera ha già finito di scriverla. No, fantastico. Micio bello. Ma ciao, micino. Tappo? Posso parlarci con lui? No, va bene. Pazienza. Qui non dobbiamo fare nient'altro. Quindi? Finito qua? Mi dico. È tipo... Trovo un luogo migliore per scrivere. Però scusami, qua stiamo tornando indietro. Mi sembra strano che... Non lo so. Mi sembra molto strano il fatto che dobbiamo già tornare indietro senza aver ottenuto nulla se non due parole. Ah, forse... Ah! Ok, probabilmente quella dello scrivere la lettera, trovare un posto tranquillo, era solo una scusa. Lui voleva avere novità sul fronte. No, 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 no. Volevo scendere. Può essere questa cosa o me la sto inventando? Perché è quello che ha detto al soldato... Ciao, Dante. È quello che ha detto al soldato. Ed è anche quello che abbiamo scritto noi nella missione. Però mi viene da immaginarmi che se è andato lì con lo stetoscopio ad ascoltare, magari era per un altro motivo. E che c'è? Che c'è, Micione? Perché sei così? Cosa stai puntando? Dass ich das mal sagen würde. Meine Frau fehlt mir wirklich. Non è che ti manca tua moglie, ti manca casa. Ti manca non essere in guerra, Nate. Beh, immagino probabilmente anche tua moglie se la ami. No, vedi, quindi no. Dovevo stare lì, evidentemente. Quello che mi piace per ora, lo dirò dopo questo. Quello che mi sta piacendo per ora del gioco è che è molto... Permesso? È molto rapido, no? Ha dei segmenti molto brevi su entrambi i fronti. Ed è bello, perché ha un buon ritmo. Ha un buon ritmo, non mi sta annoiando per ora. Anche se praticamente non abbiamo fatto nient'altro che camminare e... chiacchierare con gente e scattare due foto in croce. Ciao Ale, buonasera! Buonasera, 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 come va? Come stai? Come stai? Ma poi non mi hai più detto. Dopo il vaccino com'è andata? Come ti sei sentito più male? Oppure sei a posto? Adesso sei immune fortissimo. Finito Doom? Sì, lo abbiamo finito ieri sera con un finale un po' mediocre, se devo essere onesto. Però in linea di massima il gioco era bello, quindi gliela facciamo passare. Cioè no, non gliela facciamo passare, lo giudichiamo malamente per questo, però... In linea di massima è stata una bella esperienza, mettiamola così. Questo lo posso dire.
Quindi io sta lettera, dove la devo scrivere? Ah, qua la scrivo, ok? Non ci avevo proprio fatto caso che c'era il pallino. And so I've found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. I will, of course, be careful of the words I use. She's still so young. Ok, dobbiamo scrivere noi? Oh, che figo! Pensa attentamente a cosa direi alla figlia di 8 anni di Kurt. Avrà un forte impatto su questa storia. Quindi immagino che le nostre scelte abbiano un qualche tipo di conseguenza sugli avvenimenti. Sono stato male solo il giorno dopo la seconda dose. Dovrei essere pienamente protetto. Bene, Ale, bravo, bravo, bravo. Sono fiero di te. Quando è che mi passi l'immunità di gregge? Funziona così, giusto? Che tipo mi scatarri in un occhio e io divento immune anch'io, vero? Credo, non ero attentissimo durante la lezione di scienze di quel giorno. Allora, finalmente un luogo tranquillo dove potermi concentrare su cosa scrivere alla nostra figlia. Dovrò certamente stare attento alle mie parole, è ancora così giovane. Per favore, di a Lucy. Papà, stai vivendo un'avventura. Non è entusiasmante come le storie che leggi sui libri, ma è comunque un'avventura. Papà è andato in guerra, ma non è solo. Oggi ho incontrato degli uomini che suonavano. Mi hanno fatto pensare a te, bambina mia, come avrei voluto farti sentire quella canzone. Papà è andato in guerra, non è stata una mia scelta, ma purtroppo a volte non possiamo vivere la vita come desideriamo. Un giorno capirò. Ok, questo no. Io ho alla cieca. Alzo le mani. Ah, ok. Tipo l'energia sferica. Ok, ok. Chiaro, chiaro. Questa sera stiamo giocando a 11-11 Memories Retold. Ti faccio un brevissimo recap. Praticamente è la storia di due uomini che durante la prima guerra mondiale vanno al fronte. Kurt, il tedesco con la quale stiamo giocando in questo momento, va al fronte per cercare suo figlio che è disperso. Mentre Harry, che è un canadese, va sul fronte perché vuole fare colpo sulla ragazza che le piace, perché è un fotografo, diciamo. Cioè, no, diciamo, è un fotografo fatto e finito, però va sul fronte come fotografo, diciamo, non come guerriero. Anche Kurt in realtà va come ingegnere perché è troppo vecchio per fare il soldato, però vabbè. Allora, io alla cieca avrei detto musica, perché mi sembrava quella più allegra, ma leggendo quello che dice avventura, mi sembra più carino da mandare a nostra figlia, no? Così magari pensa che siamo avventurieri, siamo gente figa. Papà è partito perché tuo fratello Max è dato per disperso. Nessuno sa dove sia, quindi è papà che deve trovarlo. È un suo dovere di genitore. Che è vero, ma non la mettere così. Papà ti scrive da un treno. Ho sentito dire che mi stanno trasferendo a Vimy. Ti farò sapere com'è non appena arrivo. È tutto molto entusiasmante. Bugia. Papà è partito perché tuo fratello Max ha chiesto il suo aiuto nella lotta contro il nemico. Devo andare ad aiutarlo a combattere. No, andiamo a Vimy. Cioè, a una bambina di 8 anni io non scriverei tutta l'ansia che ho in corpo, no? Preferirei dirle le cosine così divertenti che le possono magari rallegrare la giornata, no? Spero di tornare a casa per Natale, Lucy. So già che il regalo compra. Ciao, è bello, siamo già a dicembre quando cazzo torni, scusami. Questa scelta è bloccata, cazzo. Non credo di poter tornare a casa per Natale, Lucy, ma non essere triste, ti scriverò ogni volta che posso. Allora, ecco. Ecco, questa è la scelta della Life is Strange. Che faccio? Le mento sapendo di mentire e sapendo che non potrò mantenere la promessa, ma magari lei è contenta per un paio di giorni. Non lo so, mi sembrano tutte brutte le seconde scelte, però qualcosa dobbiamo scrivere. Le mento. Oppure le dico la verità e la faccio essere triste? Perché se le dico che vorrei tornare, che spero di tornare presto, magari si fa delle aspettative. E quindi è felice per un paio di giorni, ma poi è triste dopo. Mentre se non posso tornare a casa, si mette magari l'anima in pace. Non so, sono brutte tutte e due. Forse altri sbacce. Non posso, tipo, tornare indietro fuori? No, non posso, come non detto. Ok, ok, va bene, va bene. Riscriviamo tutto e le dico che spero di tornare presto. Dai. I hope she will understand. I hope you both will understand. Cavolo. Che brutto, ma non potevamo evitare dirle semplicemente ti voglio tanto bene, sei la mia piccolina preferita. Catherine. I've made new friends. Franz and Lothar.
We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. Okay. I have arrived now, stationed at Vimy as an engineer. Engineers can use the radios, and I will listen for news of Max every single day. Okay. Se l'hai ragionata bene. On that boat. And it was a few weeks more before we got to Vimy. I was so excited. Oh, qui si incontrano? I was like a kid at Christmas. Come fai a essere felice andare in guerra? I wouldn't have to worry about the war. Ah. Cioè, come fai... Ok, va bene, ok, non devi andare a combattere sul fronte. Ma come fai a essere felice di andare lì a vedere la gente che viene massacrata? Non è un minimo di cervello, ragazzo. Marzo 1917, 20 mesi prima della pace. Ok, mi chiedo quant'arco della storia... Lavaggio del cervello, ma no Ale, no neanche, perché vive in Canada, capito? Cioè non è che dice tipo l'americano che vuole andare a fare la guerra per sentirselo grosso, o è il tedesco che crede nella madre patria e quindi deve dimostrare la sua superiorità. Cioè è un canadese che in realtà, se non ricordo male, nella prima guerra mondiale c'entrava un po' poco e nulla. Non era un fronte così importante, cioè non è un fronte il Canada mai, però non era una parte così rilevante, no? Diciamo un insieme di persone così ampio in guerra che giustifica la propaganda, come dici tu, del lavaggio del cervello. Mi sembra molto strano. Ecco, questa cosa per esempio non mi piace, perché tanto poi lo andiamo a vedere, cioè li andiamo a vedere entrambi, quindi questa scelta è un po' inutile. Quindi boh. Per tutti c'era il nemico e nessuno sapeva nulla perché le news erano quelle che ti diceva il tuo amico Anselmo e i giornali. Ok, però, cioè, davvero vuoi andare a vedere la guerra in prima persona? Perché, ripeto, non è neanche quel tipo di persona che dice cazzo, vado sul fronte a sparare al nemico, mi sento fiero di me perché sto proteggendo la madre patria. È solo un fotografo. Cioè, lui l'ha detto letteralmente... Si è arruolato solamente per avere l'uniforme per fare bella figura sulla tipa che gli piace. What? Vabbè, partiamo con Harry. Dicevo, questa roba non mi piace perché tanto poi andiamo a giocarli tutti e due, però partiamo sempre con Harry. This is it, Harry. Vimy. Follow me, son. Che poi io... I passed through here on my way back to Canada. Hasn't changed a bit. Dicevo che poi io scommetto che lui a un certo punto finisce in guerra per ovvi motivi. Come. I'll show you where you can send letters home. Ah. Well, if it isn't Major Barrett, welcome back, sir. I saw you in the paper. Ok, il frame rate è un po' bassino, onestamente. Any correspondence from Canada? Just one for Harry Lambert. Sono io. You know him? Siamo noi! Ciao, Harry, sì, io! Lo spero! È lei! Caro Harry! Oh, okay. Ancora non riesco... Ok, mi fa culo. Our own Harry Lambert, taking photographs of the Great War. It doesn't seem real somehow. My father knows his best camera is missing. He suspects you have it, but I told him it's not in your nature to steal. I won't tell if you won't. I know you're only there to take photographs, but I do worry about you, Harry. Stay close to Major Barrett. He seems like a good man who will surely keep you safe. Please write back as soon as you receive this. Send a picture if you can. Okay. Yours sincerely. Ok, quindi forse c'è un minimo di spiraglio da parte di Giulia. Che poi faccio notare che lei si chiama Giulia ed è la persona che le interessa. La persona che interessa, cioè, la figlia di Kurt si chiama anche lei Julie. Still, se le informazioni che arrivano a casa siamo fortissimi, picchiamo tanti cattivi e siamo tutti felici, è ovvio che uno è tranquillo ad andarci. Ok, ciao Pika, buonasera. Che vuol dire bene così. Capisco la sua logica, ha senso. Però comunque sia, anche se fosse, cioè se l'idea fosse non ti può succedere niente e sul fronte muoiono solo i nemici, tu sei felice di andare sul fronte a vedere gente che viene sparata?
lo so, sembra un po' da psicopatico, magari sono io. L'influenza spagnola che ha ucciso più persone della guerra si chiama così perché la Spagna era l'unica nazione in guerra. Le altre mentivano per non far vedere di avere delle debolezze. Ok, ok. Comunque, effettivamente ha ragione Giulia, nel senso che il maggiore mi sembra una persona abbastanza... Ah, non in guerra, ok, ok. Dicevo, il maggiore mi sembra una persona abbastanza tranquilla. Quindi, boh, va bene, ci sta, mi fido. Forse ha un po' tanto ego, però non mi sembra una persona malvagia. È molto egocentrico. Ok, devo fare delle foto. Spedisci la foto a Giulia. La foto che spedisci a Giulia avrà un effetto su ciò che prova per te. Oh, ma che bello. Questo. C'è una scatarrata così. Non si capisce un ca... Pika, tu che sei arrivato adesso, che cos'è quello secondo te? Vediamo se indovini. Voglio proprio vedere adesso. Un uccello. Vabbè, vedi, si capisce. Niente, le mando questa allora. Non so. Era l'antenato delle foto del cazzo. E abbiamo mandato una dick pic. Mi dissocio, chiaramente non si mandano foto del cazzo se non richieste. Ok, tu sei un ubriacone, fantastico. Questi qua sono sfatti merda. Ti mando una foto del mio cielo. Non è un piccione, è un gabbiano, scusa. Sono due cose completamente diverse. Vuoi mettere l'artisticità del cielo azzurro, che però vabbè in questo caso è grigio perché sono foto in bianco e nero, con un uccello. Se no, scusami, che cosa le dovevo mandare? Perdonami. Cioè, le mandavo cosa? Lui che si fa lo sbruffone? Lui con la bandiera qui? Potevo mandarle questa al massimo, ma già mi sembra molto meno poetica, capito? Cioè, non è la stessa cosa. Ma povera solo gli occhi, sì, lo stile grafico è molto 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 singolare, diciamo, e a me non dispiace onestamente, chiaramente un gabbiano, dai, si vede che è un gabbiano, come fai a dire che è un piccione, Ale? Vedi il duomo dietro? No, scusami, avrei potuto mandarle questa forse, però anche questa, dai, cioè, cosa faccio, le mando il cacciatorpediniere così, boh, sembra brutto, no. Note, ok? Ah, bene, questo è tipo un recap delle cose che abbiamo fatto. Ah, e qui possiamo cambiare... E se faccio così? No, ok, cambia solamente il diario. Collezionabili. Sta facendo tutto lui. Va bene. Posso, grazie. Che poi fra l'altro mi dà fastidissimo che non è centrata, cazzo. Non è centrato. Vabbè. Va bene. Dicevamo, fronte, sì. Barili. Oh, a camera. Excuse me, are you a photographer? Sì. Could you take my photo? My family back home would love to receive a picture of me. Pure. You're the only photographer that is. Do you mind? Ah, sono l'unico? Hai capito? Interessante. Just... Soldati che chiacchierano. Ok. Cos'altro abbiamo qui? Riserva di vino. Ok. Siamo già a due foto. Non credo di averne molte altre. O meglio, so che... il cannone, va bene, magari dopo. Dove è andato? Dove cazzo sei? Oh! Oh! Ma non ho capito. Che modi sono? Eva, sto qua si compenetra come se ci conoscessimo da una vita. Allora, no, aspetta, te la faccio un po' più bellina. Girati un attimo. Puoi andare un po' più in là, volevo fare una roba, vabbè. Facciamo una tipo da qui. Ti giri verso di me, please. Allora, vediamo. Con l'albero lì, tutto così, mi sembra già bellina, dai. No, sbagliato. Ma che bella. It's not much, but you can have it. Che mi dai?
Ah, mi ha dato tipo l'Over Club, bla bla bla. Ok. Posso salire? Posso salire? Posso fare le foto dall'alto? Quanto in alto sto andando, però? Madonna santa. Ah, così? Cioè, senza neanche un cazzo di parapetto. Ma davvero? Ho da ridere sulle foto. Allora, se tu non capisci l'arte, Alessandro, per favore, non venire qui a cercare di insegnarci come farlo, ok? Cioè, tu non puoi io capisco che sia tipo i tagli di Fontana, oppure i quadri di Picasso, che ci... Si capisce o non si capisce, però io so quello che sto facendo, Alessandro, va bene? So quello che sto facendo e tu non puoi fermare l'arte. Né tu né nessun altro. Dicevamo, facciamo le foto ai piccioni. No, ok. Io volevo fare... Ecco, volevo fare le foto ai cannoni. Così, tipo. Ma che bellina questa. Però voglio fare anche foto da mandare a Giulia che non siano roba di guerra. Anche se magari si chiede... Sì, ma scusami, tu sei andato in guerra e non mi hai mandato un cazzo di foto decente di guerra? Non lo so, forse devo fare metà e metà. Vediamo se trovo foto carine da mandarle, anche di guerra. Tipo, questa dei cannoni ci stava. Perché è bello, no? Cioè, sono belli. Vediamo se troviamo qualcosa di altrettanto carino. Dov'è il generale? Qui? No, non è generale, è maggiore, ma vabbè. Sì, tu, maggiore? No. Aspetta di sentire quando arriva la seconda. Cosa fanno qui? Non lo so. Questo bloccato. E dov'è il maggiore? This train here had a happy little accident. We were laughing for days. The officers didn't find it funny though. Happy little accident è il è la frase tipica di Bob Ross, il pittore quello là americano. E infatti lui si chiamava Bob. Ma dai, ma che bell'easter egg, mi è piaciuto. Bellino, bellino. Happy little accident. Oh. You feel that, Harry? That rumble? That's the real war, just a few miles away. So that big bastard right there is Vimy Ridge. Teniamola lontana, però. My hands dirty and take it back from the Bosch. This will be a great picture. Front page of the Star. I can see it now. Guarda, sicuro. Allora, vediamo un po' come... Quadratura perfetta è questa, secondo me, da qui. Girati, vabbè, mi giro così. There are people you meet who change your life forever. People who, whether they know it or not, dove l'ho visto? That was the major. Ah, okay. I always wonder what my life would have been like without him. Locomotiva, okay. Facciamo una foto anche della locomotiva. Ok, quindi lui si sta prendendo. Il pozzo. Vabbè, ci sono un sacco di cose a cui posso fare foto, però. Quindi lui è... apprezza il maggiore, come dicevo, cioè. Guarda che bella, c'è pure la bandiera. Perfetta, guardala. Mamma, che foto. Questa è da copertina dei libri di storia, ragazzi. Cioè, davvero. Voglio dire, cioè, eh? Nel senso. Spettacolo, secondo... Cioè, bella, bella e bella. Comunque, dicevamo, la guerra è a pochi chilometri da qui. Magari ce ne mettiamo anche un altro paio. E contro luce da rifare. Ma porca puttana. Dear Catherine, my search for our son grows more hopeful by the day. Every day I ask the men if they have news, if somehow they have seen our boy. And today began just like any other. Ok. Pica, perché mi devi andare contro? Che poi secondo me non era contro luce, perché lui si era messo in posa, quindi, cioè, chiaramente si sarà voluto mettere, no, con la luce in faccia. Hast du nichts zu reparieren? Ti riparo la faccia dopo avertela fracassata, se non fai meno l'antipatico, sappilo. Hallo Kurt, wie geht's? Ciao Chiara, buonasera.
Ich hab doch gesagt, sieht aus wie eine Uniform der 2. Division. Ich glaub nicht, dass sie in Bimi waren, Kurt. Tut mir leid. Ok. Come va, Chiara? Ci sentiamo da un po'. Da ieri, in realtà, però vabbè, ieri non abbiamo parlato per niente. Hallo. Ups. Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Hörst du eher was über Funk, Kurt? Ok, radio, va bene. Bene, detto, a posto, t'a posto. Direct. No, ho sbagliato. Direct. Vattene. Ok. Come la va, Chiara? Come la va questa... voi siete ancora in zona rossa, giusto? Immagino di sì. Come sta andando con la scuola, la didattica a distanza? Come stai vivendo la quarantena tu, Chiara? Come sì, penso di sì. Allora, Kurt. Non sai neanche se siete in zona rossa o meno. Boh, sempre seduta. Ich habe einige Jungs aus dem Regiment getroffen. C'è ragione. Sì, sì, sollten zur Somme. C'è ragione, non so che cazzo di risposta mi aspettavo. Some think I'm mad to seek the same information from the same places, day after day. But persistence always pays off in the end. Katrin, for today I learned of his location. I know where Max is now. Bene. Recruitment always need good patriotic pictures. We need more troops if we're going to win this thing. And they'll enlist because of your photo, son. Capture the imagination of your fellow countrymen. Stir the emotions. Vai. Looks like there's prisoners being transferred through here. I should give them the once-over. Okay. Dismissed. I've got an idea. Follow me, it'll be fun. Non so se mi fido, ma va bene. Sembra un disegno su tela, carino, vero? Somiglia molto a un quadro, lo stile... Jump in. Lo stile di questo gioco. Aspetta, voglio fare le foto. Everyone here calls me Jazz. What's your name? I'm Harry. Pleased to meet you, Harry. Hey, do you like music? I have a guitar. Me and some of the others like to play. You should join us later. Do you play cards? There's always a game going on somewhere. Sorry, I'm distracting you. You need to take your photos. Sì, I just like to make people feel welcome. Sì, grazie, sei uno simpatico, mi piaci. Più che altro sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, ragazzi, in chat, dello stile grafico di questo gioco. Perché, ripeto, è quello che mi ha convinto a comprarlo quando l'ho preso all'epoca. Lo trovo molto interessante. Confusionale, ma lo confusionale credo che non esista come parola. Però vabbè, ma artisticamente carino, battaglione indiano. No, non l'ho preso. Ah, ok. I'm Major and I'm your new best friend. Pleased to meet you. You just need to answer a few questions. Sì, finisci di parlare? Understand. Praticamente io posso fare 16 foto free, diciamo. Libere. No. Don't understand a word you're saying, Fritz. Slower in English. E poi ne posso scattare infinite di quelle giuste. Ok, ok. Ok, figo. Sto terrone. No, mi dissocio. Terrone è una brutta parola, piga. Non si dice. Non ce la prendiamo, chiaramente, perché è solamente una battuta. Infatti anch'io sono del sud e quindi palesemente è una cosa per ridere. Mai una brutta parola non si usa. Everyone back home, how hard we're working. Ok, beh, abbiamo finito col giretto panoramico. Grazie. Grazie, mate. Hey Harry, this would make a good photo. Cosa? Not the kind of picture you want to send home, but it sure does tell a story. Ma di cosa stiamo parlando? Di questo qua? Scusa, non ho capito! Ok, te la faccio mentre vibri fortissimo. Dai, te la faccio da dietro. Così. Sei sul cazzo, Jazz. Perfetto. Va bene, andiamo dal generale. Ok. Okay, okay. The Major had taken a chance. He could have had any photographer he wanted, but he chose me. And I was desperate not to disappoint him. Okay.
Boys, listen. I really am trying to stay calm here. But you are not making this easy. Not easy at all. I need a drink. Someone keep an eye on them. We should get the prisoners a drink too. It's good karma. You know this word? Karma? It doesn't matter. You get water, I'll get food. Let's go. Va bene, andiamo ad aiutare i prigionieri di guerra. Ok, vai. Domanda per la chat. Vediamo come siete messi a conoscenza a livello di storia. La prima guerra mondiale, detta anche grande guerra, da che anno a che anno è durata? Vediamo se ve lo ricordate. Ah però, hai capito Chiara? Ah vabbè, ma se lo, probabilmente lei la sta pure studiando adesso. 15-18, bravo Pika, esattamente. Infatti è anche chiamata la guerra del 15-18. Sì, infatti non va, cioè, magari lo sta studiando proprio in questo momento. Che è anche probabile, considerando che siamo a marzo, perché poi aprile farà, aprile maggio farà la seconda guerra mondiale, giorni nostri, e poi maturità. No, aspetta, tu hai 18 anni, Chiara, giusto? Quindi non sei ancora alla maturità. Dove trovo il cibo io? L'ho fatto l'anno scorso. Sì, vabbè, ti credo, guarda, eh. Boys, avete cibo per caso? La maturità si fa a 18 anni. Io l'ho fatta quando ne avevo 19. Io avevo già 19 anni alla maturità. Se tu eri un bambino del cazzo, Pika, cioè... A parte che tu l'hai fatta pure a 19 sicuro, perché sei pure stato bocciato, quindi... Mi hanno bocciato per averla questa... Davvero? Oh, wow. A chi posso chiedere il cibo, scusami? Ah, no, io devo prendere l'acqua. Ok, pozzo nelle vicinanze. Eccolo qui. E infatti, dicevo, io ero convinto di dover prendere il cibo. Vabbè. No. Madonna, che versi. Ancora di più, ancora di più. Facciamolo superare il tetto. Basta. Devo fare una foto. Posso fare la foto? Vabbè. Peccato, peccato. Ciao amichetti. Quanti dei nostri compagni avete ucciso? No, ma scusa. Oh merda. Bring your camera. This may not be kind, but it is alas necessary. Oh oh. Oh no, no. No, ma scusa. Come in closer, Harry. I want to see the look on his face. Ecco. Ecco, questa roba qui non è eticamente corretta. Ah, non so se è il caso di fare una foto del genere. Così che sembra un coglione, proprio, sembra proprio deficiente. Now leave us be, Harry. That's an order. Senti, ma non ne possiamo parlare un attimo? Cioè, non mi sembra una buona idea sparargli così di punto in bianco solo perché ha gettato giù un... Hey Harry, I just heard my unit is heading to the front. Are you heading to the front too? We'll have an adventure, you and I. Good, God sei dank. Ok, credo che quello sia stato il preciso momento in cui Harry si è reso conto di aver fatto una cazzata a dirigersi al ponte. Credo che sia proprio stato il momento in cui ha detto: ma forse rimanere in Canada senza scopare era meglio. Ciao Chiara, buonasera, bentornata. Das Funkgerät ist wieder kaputt. Kannst du mal nachsehen? Cos'è successo? È che siamo arrivati al fronte con entrambi i ragazzi e Harry si è reso conto di aver fatto una cazzata grande come una casa. Mentre si parla di sesso? Ma no, ho detto appunto, meglio non chiavare e non andare al fronte che andare al fronte e magari tornare con la pussy bella pronta.
Secondo me Harry ne esce pazzo. Harry ne esce proprio psicopatico dopo questa esperienza. Ne sono certo al 100%. Am besten reparierst du das Funkgerät. Ich habe gehört, die Ersatzteile wären heute Morgen gekommen. Sieh doch mal nach. Ok, ok, ok. Tu come va, Chia? Che stai facendo di bello? Ah, mi serve lo scotch. Il nastro adesivo. Sto guardando Big Bang Theory. Male, male. Dove lo troviamo il nastro adesivo? Detto anche super scotch. Cosa serve questa cosa? Ah, è un ascensore. Figo. Quindi dove ci porta? Oddio, le trincee. Che roba claustrofobica. Dopo lo vedrai, va bene, va bene. Che roba claustrofobica. Pensate come deve essere passare buona parte della tua giornata in uno spazio così angusto e ristretto che se tipo ti arriva una bomba in testa mollata da un aereo rischi di rimanere intrappolato lì a vita. Cioè, io penso che moltissima gente quando si parla di guerra non si renda conto di quanto sia terrificante in ogni sua piccola forma, no? Cioè, immaginati tu dover passare tutta la giornata qui dentro. E loro sono quelli fortunati che devono passare la vita in trincea a sistemare radio. Danke, dass du den Munitionsaufzug repariert hast, Kurt. Ist so gut wie neu. Bene, visto mio figlio per caso? Tut mir leid, Kurt. Ich weiß noch nichts Neues. Ich melde mich. Va bene. Allora. Che ansia. Ecco, se dovreste dire, secondo voi, tolto vabbè, morire sul fronte sparati da un nemico, ok? Secondo voi qual è la cosa più brutta della guerra? Perché ce ne sono un'infinità. Cioè questa qua, il vivere in spazi angusti, sempre in pericolo, con l'ansia. Vivere con l'ansia, più che altro. I suoni, la gente che urla, le esplosioni, gli spari, il fatto di essere lontano da casa, lontano dai tuoi parenti. O magari essere a casa quando, tipo, tuo figlio è sul fronte. Queste robe qui, cioè... Guarda che è davvero terribile. Yes, it's not so cold. Le notti qui sono così fredde. Elin, non... Scusate, datemi un attimo. Questa è... Boh, basta. Dante, posto? Tranquillo, tranquillo. Non ce l'ho con te. Però devi lasciare stare Elin, ok? Ok. Gabby si divertiva. E infatti guarda come cazzo c'è rimasta, voglio dire. E non lo userei come esempio ottimale di persona che è uscita bene dalla guerra, pica. Per chi non lo sapesse, Gabby è un personaggio di Attack on Titans, che vabbè, è una ragazzina che è stata sul fronte ed era super felice di darsi da fare per il suo paese. Forse Gustav ha un pezzo di ricambio per il cavo, lui è responsabile delle scorte. Ok, chi cazzo è Gustav però? Anche dormire qui, cioè... Io credo che... In tempo di guerra tu non ti possa rilassare mai. Perché tipo i letti sono delle brandine fatte col culo. Loro non hanno neanche delle coperte. Non hanno neanche delle coperte. Sono a dicembre qui, o a marzo. Comunque fa un freddo porco in Germania. O in Francia, insomma, dove sono in questo momento. Non hanno delle coperte. La doccia, cioè, te la puoi scordare proprio fortissimo. Gli offiziere machen nie die Drecksarbeit. Als ich das mal sagen würde, meine Frau fehlt. Non prendevano le droghe per restare svegli. Ti dirò una cosa, Chiara. Lo fanno tuttora. Lo fanno tuttora. Perché nelle forze armate, nell'esercito, spesso e volentieri, quando devono fare il turno di notte,
fanno ancora uso di sostanze stupefacenti per rimanere svegli. E sta roba è folle, cazzo. Ma anche se fosse, ok, cioè, a parte che comunque non puoi vivere di droghe e non dormire mai, perché altrimenti davvero tempo 3 giorni e schiatti, ma al 100% sicuro. E, cioè, anche se fosse, nel momento in cui smetti di usare le droghe, a parte che comunque, esatto, hai anche il withdrawal, o comunque tutti gli effetti collaterali delle droghe. Cioè, la roba che, boh... La guerra è davvero terrificante. Più ci penso, più mi vengono motivi per il quale non vorrei mai e poi mai andare in guerra. Ciao. Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Hörst du eher was über Funk? Ok, ok. Va bene, ok. Ok. Non so con chi devo parlare. Ah, forse con lui. Gustavo. Irgendwas Neues über Max? Mi piacerebbe. Mi ha ottenuto come scorte. Oh, eccolo qua. Il nastro adesivo. Adesso era qui la zona radio, sì? Sì, perfetto. Qui è tutto in Eimer. Eh? Ok. Io non ho capito come dovrei fare questo puzzle. Forse devo accendendo le due specifici. Però vado a caso praticamente. Ah no, forse me lo sta dicendo lui col filo. Ok. Eh no, però scusami. Ah ok. Ah vaffanculo, ma è partito dopo, scusami. I listened to the radio for hours before I heard. Oh merda. The Somme. Katrin. Our boy is at the Somme. Ma è morto. It's many miles from here, but I will ask for a transfer. I'm sure they will understand. Ma è morto? No. The sun sets as I write this. It reminds me of home. Scusatemi, tolgo WhatsApp perché magari rompe il cazzo a qualcuno. Every day I ask for a transfer to the Somme, to Max. Every day. It does not work like that, Kurt, they say. I will ask again tomorrow. Lui penso che sia diventato un po' pazzo. As the days turned into weeks, I ran out of things to photograph. I wanted to get closer to the action, to take pictures Julia would be proud of. He might have knocked me down with a feather the day Barrett came to me and said, Harry, get your camera. We're going to the front. E tu contento, immagino. Cioè, bro, wow, che bello, andiamo al fronte. Aprile 19-17. 19 mesi prima della pace. Cominciamo sempre con Harry, dai. The front. What was life really like there? I'd photograph it all. So this is it, Harry. The front. All the comforts of home. Find yourself an empty dugout, then come meet me for a drink. You'll find one over there somewhere. Ask around. Have some fun. Okay. Qui tipo, cosa devo fare? Va bene, ok. Andiamo di qui. Ah,
io l'ho visto lì piazzato bello pronto, che pensavo mi volesse sbarrare la strada se andavo di qui, invece era la via giusta. He told me to try and have fun, but there was nothing fun about Vimy. Strano, siamo solo in guerra. See in the papers back home showed happy faces, clean uniforms. That's not what I saw. E quindi aveva ragione Ale, cioè lui era convinto di trovarsi una realtà completamente diversa. Ma che roba assurda, cazzo. Che poi fra l'altro ha detto pure tipo tutte le comodità di casa qua sul fronte, che, boh, non so quanto, cioè io non so in che buco di culo vivesse, però a me non sembra proprio tutte le comodità di casa questo, devo essere onesto. Salve. That job's cursed. Good luck, mate. Che senso, scusa? Che vuol dire un lavoro maledetto? Micio! Ciao, Micio! È una Micio? Coccoline, coccoline! Oh, ma dai, non fare così. The men scratched and dug at lice in their uniforms. Madonna. Covered head to toe in mud. There were more rats than men. And the smell was like an overflowing toilet. Porca troia. This was a million miles away from the adventure I expected. Avresti potuto pensarci prima, coglione. Get back to your post. This is the officer's quarters. Move on. Ma che modi sono? Cosa dobbiamo fare? Trova una buca, ordini del maggiore. Che vuol dire trova una buca? Hey, Harry, right? Oh! Harry Lambert, I've got a letter for you. Cosa ne pensate del gioco? Io personalmente lo sto trovando interessante. Io lo sto trovando interessante, devo essere onesto. Lo vedo bene perché è abbastanza veloce. Ciao Ale, bentornato. Lo vedo bene perché è abbastanza veloce, è scorrevole. E, i pezzi sono proprio rapidi, no? Quindi non è una roba che dici minchia che palle, che noia, che sbatta. Ha un buon ritmo, secondo me. Fatto, è pensato bene, quantomeno. Fotine. Vediamo che ci dice Giulia. My first correspondence from the war. I'm delighted to hear from you, Harry. But I do wish you would use your photography talent in a slightly more positive manner. The picture of the bird is delightful, although I have seen a seagull before. Oh, ma dai! You must have seen more exciting things on your travels. It's so difficult to understand what you're going through overseas. Please find a newspaper clipping enclosed. It has a photo taken by Major Martin Barrett. I didn't know he was a photographer too. He is such an impressive man, don't you agree? Sincerely yours, Giulia. Dai, fica. Non parlare così della nostra futura mogliettina, ok? Non apprezzo la grafica e, per il poco che ho visto non sarebbe un gioco per me, ma la storia sembra carina. Anche secondo me la storia è carina. If you wanna send a picture to your girl, you just let me know. Va bene. Ah, possiamo mandarle solo una di quelle nuove. Ok, allora aspetta, dopo. You hear what Bulletproof Barrett? Survived a lot of battles, that man. Ok. Tu dico cosa ne pensi? Con la grafica realistica secondo me sarebbe stata ancora meglio. Dici? Secondo me va bene una grafica così. Più che altro perché appunto è un modo per contraddistinguersi dagli altri, no? Perché comunque se ci ragioni... non riesco a scrivere molto la trama, ma sembra carino come gioco, soprattutto la grafica originale. Esatto, perché se ci ragioni, di giochi come questi, in realtà se ne sono già visti un po'. Prima di tutti, per esempio, Valiant Hearts, non mi ricordo dove stava il plurale. Valiant Hearts, vabbè. Insomma, ci sono già un po' di giochi sulla guerra e sul viverla in una maniera, dal punto di vista un po' particolare, no? Però questo ha una grafica così unica che ti fa dire wow, ok? Attira la tua attenzione, capito? Anche io, per esempio, perché l'ho scelto? Perché nel momento in cui stavo guardando i consigliati, no? I consigliati nella libreria di Steam, mi è comparso questo
e dico, ok, mi ha attirato la mia attenzione. Magari se fosse stato in una grafica realistica, perché ricordiamoci che comunque è un titolino indie da 4-5 ore, se avesse avuto una grafica molto più realistica, probabilmente non sarebbe stato altrettanto bello da vedere, ok? E quindi avrei detto, boh, è un gioco normale, perché dovrei sceglierlo? Invece questa mi ha attirato la mia attenzione, mi ha fatto dire, ok, vediamo un po' di cosa tratta. Ok, anche se poi alla fine non l'avessi preso, almeno ha attirato la mia attenzione. È stato quel qualcosa che mi ha fatto fermare quei 5 secondi in più sulla pagina, anche, anziché fare skip, 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 come ho fatto con moltissimi altri giochi. Ci sta. You can't sleep here, mate. Try the front lines. Good luck. Bastardo. Grafica fatta bene rispetto alla grafica fatta così, non lo so, chiaro. Perché non è che sia fatta male la grafica, eh. È uno stile un po' particolare, mi rendo conto che non sia necessariamente... Mi rendo conto che non sia una grafica, diciamo, mainstream, una roba che piace a che può piacere a tutti. Però, secondo me, è fatta comunque bene. È ragionata, quantomeno, no? È una scelta artistica voluta. Non è molto bravo a fare la ronda questo, eh. Mi diceva di provare più verso il fronte. Ma il fronte dove cazzo sta? Domanda, domandissima, domandona. Domandata. Non so dove sia il fronte. I gatti che stanno impazzendo. Forse posso leggerlo qui. No. You look fresh. If you get lost, just follow the signs. Magari per il tipo di trama e di argomento che tratta, forse ci sta bene. Secondo me sì, secondo me sì. Anche perché in realtà è bellina, perché vedendola così, tutta sfumata, forse se segui i cartelli rossi mi porta dove devo andare, vedendola così tutta sfumata, fa anche un po' tipo ricordo, capito? La grafica a me piace molto, mi sembra un gran modo per fare un gioco della grafica piacevole e low cost, credo, sì, assolutamente. Ci sta molto bene con il contesto, immagino, e può essere un modo per nascondere un pochino le scene più crude se dovessero esserci, ma soprattutto è un modo per nascondere le imperfezioni, perché chiaramente un titolo indie come questo probabilmente avrà delle imperfezioni se lo fai in una grafica. È come Life is Strange, ok? Il primo Life is Strange ha una grafica molto low poly e molto, diciamo, abbozzata, ma è proprio perché altrimenti se avessero dovuto fare una grafica ottimale, diciamo, una grafica fatta bene con le risorse che avevano, non sarebbero mai riusciti a farla bene, bene, bene. Qualcosa di indefinito e poco dettagliato, sì, contesti. Lui sta impazzendo, molto bene. Ah, queste sono le brandine? Ma sul serio? No, se io dovessi andare in guerra e ritrovarmi qui per più di una notte, mi ammazzerei diretto. Non sono messi bene lì, no, assolutamente. Ma è bello che loro sono pure dalla parte dei vittoriosi, quelli che stanno vincendo. Che roba terribile vivere in guerra, ragazzi. Ehi! Non l'hanno presa benissimo. Harry, oh, you're here. I haven't seen you in weeks. Just. Let's go play cards and catch up. Come on. Faccio la culo che c'ha. Du löst heute Lothar. Ist immer noch irgendwo da unten. Ok, dovrei trovare Lothar sottoterra. Ok, siamo tornati nei panni di Kurt, credo. Ich habe gehört, sie versetzen dich, Kurt. Vier Monate sind eine ganz schön lange Zeit. Hoffentlich leben wir dann noch. Dear Katrin, I was sent underground again today. To the tunnels where we listened to the enemy. Lothar's shift ended
as mine began. Proprio avrei sentito per caso il caduto di Gucci e mi veniva da piangere. Non credo di averlo mai sentito, onestamente. Non sono un appassionatissimo di musica italiana vecchia. Conosco davvero pochissime canzoni italiane. Some men do not take to the darkness, but as you know, I've grown accustomed to it well. Max was scared of dark when he was young. Do you remember? Leave the lantern on, papa. Così prende fuoco la casa. Mi sembra proprio una buona idea. Burn until morning. Nimm dir eine Lampe. Ohne siehst du rein gar nichts. Va bene, boss. Grazie. Nemmeno io è anche molto poco conosciuto, credo. No, beh, Guccini penso che sia abbastanza famoso in Italia. Cioè, io personalmente lo conosco di fama. Non penso di non aver mai sentito una sua canzone, però lo conosco di fama come cantautore. Ehi. Aspetta, che qui c'è qualcosa. Ho capito la guerra, salvare la vita a tutti i nostri amici, però... Foglietti, prima di tutto. Ok. Io credo che vivere così dovrebbe essere un'esperienza che tutti devono provare. Cioè, io vorrei davvero sbattere... Che dicono qua? Ah, ok. In che senso? Nel senso che... Tutti quelli che inneggiano la guerra dicono... Sì, la guerra è bella, quando c'era lui... Tutte queste stronzate qui... Io ti giuro, vorrei fargli vivere anche solo un mese... In queste condizioni. Vivere al freddo e al gelo senza una coperta... Con il tuo letto che sta praticamente sotto la pioggia... Che se tira del verso sbagliato dormi... Dormi come se fossi in mezzo al mare... È un'esperienza, secondo me, davvero traumatica. Oh, c'è qualcosa? Oh, dai. Cos'è che senti qui? Forse non è neanche questo che devo ascoltare. Ci ho pensato dopo. Non lo so, io penso che chiunque abbia partecipato alla guerra in prima persona, la guerra tipo questa, sia convinto al 100% che un'esperienza del genere sia la cosa più terrificante del mondo. Stai lampe non spedi, sie sind direkt über uns. Du kannst sie Toms lachen hören. Typisch Engländer, wahrscheinlich alle besoffen. Den Lauten nennen sie Sir. Ist wohl ein Offizier. Wie immer. Du suchst den Sprecher, ich übersetze. Trovato. Everyone says we go over Monday, sir. Is that true? Oh, don't you boys worry about that. Just enjoy the whiskey. Tell the others there's more on the way. I'll see you gents later. Don't drink it all at once, eh? Okay. Ah, ok, quindi è stata confermata. Transfer request, Katrin. I'm tired of asking. Okay. It will not be until August, but they will send me to the Somme, to Max. Okay. Though I have grave news to share also. Infatti non è morto. Io ho sentito che è morto, Max. Ma non ho capito, giochi prima come inglese e poi come tedesco. Sì, vedi la guerra da entrambi i punti di vista. Harry, che è il fotografo canadese, che è lì sul fronte convinto che sia una passeggiata. E Max, e Kurt, che è questo qui, è il tedesco. Ed è un ingegnere, appunto, tedesco, che è lì perché suo figlio era disperso fino a poco tempo fa. E in realtà credo che adesso sia proprio morto. Perché parlavano di aver recuperato i corpi, quindi immagino che, insomma, non sia finita benissimo. Benissimo.
comunque proprio questo. If you keep moving it around like that, I won't hear a thing with you nagging in my ear. I know what I'm doing. Yeah, right. Is that why you said you heard a cat down here yesterday? Laugh all you like, I know what I heard. Now shut up, I'm listening. Oh, ci sono sgravati? Comunque dicevo, Ale, è proprio questo il bello del gioco, secondo me. Il fatto che vivi la cosa da entrambe le parti. Anche perché, pensandoci un attimo, questa cosa aiuta anche a distaccarsi dal prendere appunto le parti di una delle due fazioni, ok? Perché chiaramente, e spero che tutti siamo contro l'ideologia tedesca durante le guerre mondiali, che insomma non era proprio il massimo. Già nella prima guerra mondiale, in realtà, se non mi ricordo benissimo le mie lezioni di storia, ma penso che fosse semplicemente una guerra come un'altra per puro fine economico, sociale e di guadagno, diciamo. Nella seconda, chiaramente, è successo quello che è successo e tutti sappiamo qual è la parte giusta. Ma a prescindere da questo, credo che il gioco, proponendoti la visione da entrambi i lati, stia cercando di allontanare il giocatore dall'idea del ok, questi sono i cattivi e questi sono i buoni, e lo voglia più portare verso una dimensione del, in una guerra così terribile, la gente che sta in guerra, la gente che sta sul fronte, sia a destra che a sinistra, è tutta nella stessa merda, ed è per questo che bisognerebbe evitare una situazione del genere, un conflitto del genere. E pensando, c'è anche una cosa carina, no? Cioè, è bello come concetto. Attack on Titan è una merda, è una merda. E oggettivamente la quarta stagione è una merda. Sono rimaste 3 puntate, finora non è successo un cazzo. Ciao Totino. Ciao. Vieni su Totino. Hast du das gehört? Kurt, hast du das gehört? Where the hell do these rumors come from? Everyone's saying we attack on Monday. But sir, I thought we do attack on Monday, the 9th, right? Yes, but they weren't supposed to find out yet. I need a bloody drink. Okay. Ciao, Tadino. Trixicam per un po'. Tanto lo so che nessuno di voi è interessato a vedere la mia faccia. Preferite tutti vedere Trixie. Slap. Raggiungi il punteggio indicato per vincere. Premi A per battere quando ci sono 2 carte uguali. Se sbagli, altri giocatori faranno dei punti. Ma questo è Jungle Speed 0.5 praticamente. Ok, quando 2 carte uguali, ok. You've heard the rumors, right? We go over the Primo. Easy. So let me ask you a question. Would you rather lose the war and live? Di nuovo. Win the war and die? Scusa, ma cosa ci vuole? I've had enough of all this. I want to go home. Come on, friend. It's only a rumor. People say these things all the time. Ma che gioco è? Ma scusa. Ma praticamente... No, adesso voglio vedere. Ah no, ok, strano. Vabbè dai, vinco io perché fate schifo, siete troppo scarsi. Siete riflessi dei 50enni. Gente in guerra, pica. Sì, comunque, Chiara, c'è l'amicetta, hai visto che ti dico, guarda che bellino. So down about this rumor. Music always cheers people up, but my guitar broke last week. I've nearly fixed it. I just need something for the pegs. Have you ever seen Barrett's fancy steel flask? The one he drinks from? I think I could use that. Go and find him, he likes you. Maybe he'd just give it to you. Ecco perché dovevano le guerre. Aspetta, mi sono perso, che cazzo devo fare? Dovrei prendere la fiaschetta di Barrett per riparare la chitarra di Jazz? In che modo prendere una fiaschetta potrebbe aiutare a riparare una chitarra? Dov'è Dante? Sta mangiando in questo momento, è proprio lì. È lì che mangia, con la direzione specifica. Va bene, andiamo a prenderci sta fiaschetta. Dove sta il cap? Sicuro.
Si ubriaca così lavora meglio e riesce ad aggiustare la chitarra senza sapere come si fa. Voglio vederlo dopo, va bene, ci provo. Hey, new guy. You ever need anything, you come see me. I'll trade anything. Come back once you've settled in. Ok. Oh sì, tatina. Oh sì, le coccoline. Va bene, va bene. Dove sta il maggiore caporale, ingegnere supremo forever? Ah, giusto, noi dobbiamo ancora rispondere a... Sì. Allora. Ah, possiamo mandarle, no, le foto solo vecchie. Ma perché sono solo queste? Scusami, ne abbiamo fatte anche altre. Dai, le mandiamo questa, direi. Ci sta. Io volevo mandarle quella dei cannoni. Scusa. Volevo mandarle quella dei cannoni che era venuta benissimo. Perché me ne fa selezionare solo alcune? Vabbè. Pazienza. Pen Paul. Pen Pineapple Purple Pen. Secondo voi dove cazzo sta il maggiore? Qui? Può essere? Bloody war. Le foto andranno sviluppate, no? Sì, ho capito, però scusami, se le abbiamo fatte tutte lo stesso giorno, perché ce ne sono solo quattro? Prima le mando l'uccello e poi il cannone, esatto, Biga, il piano era proprio quello. Vabbè, capito. You're scared? I'm not. Dovresti forse, non credi? Siamo in guerra. Mi chiedo se davvero in guerra sia meglio vivere nella paura o non provare paura per niente. Perché cazzo, se vivi nella paura è una roba terribile. Ma se non provi neanche paura vuol dire che davvero sei bruciato dentro. Cioè sei proprio fuso. Se neanche la guerra ti fa paura, boh. Un po' pazzesca come cosa. Rialziamo la webcam, dai. Avete visto abbastanza Trixie, adesso godetevi un po' la mia faccia da culo. Posso giocare a Slap con voi? Eccolo qua. Col teleport fortissimo. Il patriottismo. Dai, dai, forza. Easy. Vediamo se riesco a farmi odiare da tutto il battaglione il primo giorno che ci sono. È Jungle Speed semplificato al massimo proprio questo. Vabbè, è stato un piacere. Arrivederci. Ciao. Io non so dove trovare il generale, però forse qui può essere. Eccolo qua. You found a dugout, I trust. Let's get another picture for the papers back home, eh? Major Barrett plans the next brave offensive. Photo by Harry Lambert. No, io volevo la fiaschetta, però vabbè. Wait. I should look professional. Let me put this flask. Sì, sì, mettila giù, mettila giù. Bravo, bravo. Picture. And make sure you get Vinny Rich in the background. Allora, Vinny Rich nel background. Ciao Tatina. No, volevo solo mettersi scomodo. Ok, se la vado. Good. Now rest up, son. Relax while you can. Sì, sì, vaffanculo, pirla. Cioè lui davvero ha ammazzato un tizio così a sangue freddo solo perché ha buttato giù un barile, boh. Pensavo fosse un tipo un po' più a posto. Vabbè, andiamo da Jazz. Ha risposto per caso? Ha visualizzato? The Major's new pet. Nothing for you here. Run along back to mommy. A few months, they said. Voglio parlare di madri, come quella zoccola della tua? Quella grandissima mangiacazzi. Dile che la saluto.
Adesso fate finta di non capire un cazzo, eh. Ted, we go over soon. You came here at the wrong time, my friend. Ma guarda questo. Non c'ha le palle di dire le cose in faccia. You got everything, Harry. Say, do you know how to play? No, non so suonare. Forse il flauto un pochino. Però anche lì farei molta fatica. Ciao, Micio. Fangen Sie Gott! Wenn die zu viel Lärm macht, wissen die, wo wir sind! Verdammte Katze, komm hierher! Vieni qua, Kritz. 4 days from the date of this letter, we will be attacked by the enemy. I've been blind, Katrin. I've been a fool. Che senso? I've never imagined I might die before I found Max. Never stopped to consider I may not return home. Ma scusami, se lo sai, forgive me. Hai 4 giorni per dirlo ai tuoi superiori e sopravvivere, no? Scappate tutti? Butto lì. Non mi sembra una cosa così difficile, no? Mettiamo ad ascoltare la musica. Ah, forse sono Jazz e i suoi ragazzi questi. Dai, vabbè, non ci credo. I should have returned immediately. Should have reported the news. But instead I remained in the darkness. I could hear the enemy above me. They were playing music. Katrin. Sì. It reminded me so much of home. I lost track of how long I listened for. Che bella questa scena. Che bella, cazzo. Lui che ha scoperto che praticamente rischia la vita e comunque si ferma ad ascoltarli suonare. Perché gli ricorda casa. Cosa fa sto qua? È impazzito. Wo warst du denn, Kurt? Das hat ja ewig gedauert. 4 Tage bis zum Angriff. Das ist übel. Ja. Yeah. Ah, vuoi vedere che è un problema perché in 4 giorni forse non riescono a farsi arrivare i rinforzi? Può essere. Però a sto punto scappate, no? Cioè, lasciategli il posto e via. Qui è diventato tutto buio, fra l'altro. Der Feind hat seine Augen überall. Ich weiß es. Kurt, komm hier rüber. Qui? Was hast du da unten gehört? Sag mir, wo die Ratten sich verstecken. Hier in der Kantine habe ich nichts erfahren. Und wo gibt es was Interessantes? Ein Offizier der Alliierten hat gesagt, sie greifen in 4 Tagen an. Endlich eine Chance, Tommys abzuknallen. No. Sonst noch etwas? Oh. Hier habe ich die Musik gehört. Ah, sie tanzen auch noch. Unauffällig sieht anders aus. Mo gli sparano. Fai una foto a questo, Harry. Dato che ti piace tanto andare al fronte.
Lui non mi sembrava molto d'accordo con la cosa. Everything shuts down. You're left with thoughts that go round and round. Some men here relish the opportunity to kill. I do not. Who are we to say who lives and who dies? That is God's will, not ours. You start to make promises to yourself. Promises to do right. To live well. To be a better person. If I can survive this battle, I am one step closer to the sum. I will eventually get my transfer. I will finally be able to find our boy. Take a few photos. Return home a hero. That's what the major promised. Sei stato tu un cretino. But he didn't say I'd be photographing the battles. He didn't say I could die. Sei stato tu un cretino proprio. I'm getting old. Patentato. I'm not a soldier. 9 aprile 5:30 del mattino. Cazzo, devi fotografare. Esatto, cioè non ho capito cosa si aspettava di fotografare. Non lo so, i campi di grano, i gabbiani. I campi di grano. Sai cosa sarebbe fighissimo? Se l'ultima scelta che fai fosse chi sopravvive dei due. Quella davvero, cioè, se fanno sta roba è una genialata assurda. Perché tu per tutto il gioco dici, ah vabbè, mi sono presentato avanti a questa scelta, che tanto è inutile, perché poi vado a vedere entrambi, e poi alla fine ti sbattono in faccia, scegli chi vive. Esatto, capito, capito, sarebbe fighissimo. Harry, no, questa volta inizieremo con Kurt invece, perché abbiamo sempre fatto Harry, quindi questa volta nello specifico inizieremo con Kurt. Perché Harry è un coglione. E dai, oggettivamente è una testa di cazzo. Cosa ridi? Cosa ridi? Kill or be killed. If that happens, know that I loved you. All my love. Kurt. Si può mai scegliere? Ma finora abbiamo scelto cosa, scusami. Ah, ah, lì c'è... Kurt, das Periskop, sofort! Ich muss wissen, wo sie sind. So qui. E quindi? Ah, ok. Fare scelta alla chat. Vabbè, vedremo. Ok, dalla prossima volta farò scegliere a voi. Siamo noi che abbiamo il potere. Adesso non esageriamo. E infatti alla fine giochiamo con entrambi. Le foto. Faccio il fotografo, faccio le foto, scusa. Corro, ricomincio a correre. Ah. Oh madonna. Aiuto. Ah, ok, devo... Corri. Ok. Mica, ti ricordi quando abbiamo giocato a... Come si chiama? A Way Out. Niente spoiler, per il finale, però, insomma. Barrett sembra un po' pazzo. Gli ha chiesto di fare una foto. Ma che bella, cazzo. Anche questa molto bellina. Buttiamo giù la dittatura di Muso, ribelliamoci ai suoi soprusi. Adesso vi banno tutti. Adesso vi banno tutti e vediamo. Vediamo. Bisogna d'acqua. Dove posso trovarla? Non lo so. Dove si trova l'acqua? Non qui, direi. Probabilmente non qui, ma c'è una cartolina, quindi la prendo intanto. Possessiamoci del canale. Ma io non ho capito. Ma scusate.
Te che ora sei tu? Qua. Oh. Ah. Madonna. È sopravvissuto. Che devo fare? Dai, dai, andiamo, sono qui. Forza, forza. Ecco, io vi faccio una domanda adesso. Sono bloccato. Finito. È finito, sono bloccato. Io vi faccio la domanda adesso. E poi, se eventualmente arriveremo al finale come me lo aspetto, ve la farò anche a quel punto. Fra Harry e Kurt, chi salvereste? Dove è andato quell'altro cretino? Ah, così dritto sul fuoco nemico come se nulla fosse proprio. Stay under cover, Harry. We move now and we're dead. Komm näher, Kurt! Ich brauche mehr Munition! Hol die Munition aus dem Versorgungsaufzug! In dem Raum hinter mir! Kurt, Gott sei Dank! Der Generator ist hin! Du musst ihn reparieren! Badio! Ma chi è Bruno? Ma chi cazzo è Bruno? Ma cosa ne so io di chi è Bruno? Scusatemi. No, ma dai. Sei Bruno? Non mi dire che ho perso tempo, eh. Quello che non fotografa tutti i giorni, dice, quindi Kurt. Il tedesco, diciamo. Ok. Dici che ha perso il team fight? Dice lui. Io mi fiderei. Mi sembra uno bravo nelle macro. Che devo fare qua? Allora, questo lo mettiamo così. No, un po' così. Poi? Ok. Corro, corro, corro. Eccolo qua. Che infami, quel mitragliatore mio. È bellissimo come passa da un personaggio all'altro. È bellissimo il ritmo di questo gioco. È fatto davvero bene. È fatto davvero bene. Vabbè, Chiara ha espresso la sua... Porca troia. Harry? Harry? Harry, we can't stay here. We need to move. Get a grip, lad. Think of the girl back home. Oh. Dicevo, Chiara ha espresso la sua opinione. Tutti gli altri che dite? Kurt il tedesco o Harry il canadese? You read about it in books. The white light. Surrounded by the dark. Was I dead? Worse, I was still at Vimy. È una scelta molto difficile, forse Kurt. God, help me! My savior. Save Lothar, ok. Cos'è Soul Close? Complete part 1, ok, ok. Va bene, addio. Non me lo farò dire certo due volte. Corro, corro. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi salvato Lothar. Forse adesso si incontrano?
Oh oh, si incontrano, sì. È su Steam, sì, Chiara, è su Steam. No, chi spara? Basta. È un fotografo. Ma che spari? Fine della parte 1. Ok. Invincible. Cos'è Invincible? Non lo sapremo mai. Parte 2. 5 minuti prima. Erano loro due, sì sì. Erano Kurt e Harry. Perché Harry aveva la macchina fotografica, ma era caduto giù nel buco. Non mi sembra particolarmente spaventato sto micio. Oh! Perché sto giocando nei panni di un gatto? Scusate. Oddio. Posso tornare indietro a vedere? Che è successo qua? Ah, non posso più vedere. Ghost of a te. Meglio. Guarda qua, tutti morti. Cioè, ma che genialata. È un modo bellissimo per farti vivere la situazione. Cioè, il contrasto con il gatto che è proprio completamente disinteressato a tutto e la gente che perde la vita così come se nulla fosse. Sangue, spari. Wow. È una cosa molto artistica. Ora dovrei scegliere fra i due il gatto. Chiaramente terrò il gatto, Chiara, che domande. Oh, eccoli qua. Ah, forse è il gatto che ci... I didn't know what the hell was going on. That guy was the enemy. He could have shot me, but he didn't. Dear Catherine, I have survived. Though it's a miracle I have done so. Oh! I spared the life of the man who saved me. The Lord works in mysterious ways. What? Adesso si uniscono! Vuoi vedere? Also, ihr ist es nicht sicher. Verstehst du? Nicht sicher. Wir müssen weg. Sorry, I don't understand. What's going on? Wow, che cosa figa! Cioè, lui si è salvato perché ha salvato lui! E se l'avessimo ucciso, che sarebbe successo? Ce l'avrebbe bloccato il gioco. Ce l'avrebbe impedito, immagino. Solo un modo per scoprire. No, figa. Ma io avessi continuato il gioco solo con uno? Dici? Mi sembra strano che abbiano fatto questa cosa, onestamente. Come faccio a sistemarlo, oh, però, sta roba? Abgeschlossen. Non credo di poterla sistemare al momento. Forse mi serve qualcos'altro. È basato su quello. Sì, infatti, anche a me sembra molto strano. Però mi chiedo cosa sarebbe successo, perché qualcosa doveva succedere per forza. Posso andare di qui? Tira su quella più a destra. Selezione personaggio. Mentre la selezione personaggio è attiva nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, puoi scegliere con chi giocare usando il D-pad. Ok. Ah, guarda che bellina però la UI così con tutti e due. Ma che sono bellini tutti e due, eh? Come, help me mal. Ah, adesso devono collaborare. Posso aprire qua? Hey,
Hey, hier drüben, mach die Tür auf. Ok, magari lo fermava. Secondo me sarebbe successo che tipo avremmo sparato all'uccello. Però a quel punto lui non avrebbe avuto motivo di salvarci. Who knows what would have happened? I know this is going to sound silly, but I truly believe that bird saved my life. Poor thing got injured real bad. I figured I'd return the favor. Ok. Sì, probabilmente avremmo sparato all'uccello. E però a quel punto, non, appunto, dicevo, Harry non avrebbe avuto motivo di salvarlo. Di salvare il tedesco, capito? Quindi mi chiedo cosa sarebbe successo. And so we are trapped underground. He's a good man. He found a gravely injured bird which he nurses back to health. It's futile. But I have not. No, non me lo dire così. Il personaggio attuale non comprende ciò che viene detto, ok? Ok, immaginavo, in realtà era già chiaro, però va bene. Siamo salvi. Hier sind wir erstmal sicher. Verstehst du? Sorry, I don't understand. What's going on? Anche il fatto di non capirsi, cioè, considera che nel 100 anni fa nessuno parlava una lingua diversa dalla propria. Die Bombardierung hat aufgehört. Wir sollten uns mal umsehen. E quindi per forza. Se noi magari un minimo. I'm sorry. I don't understand you. What the hell was I doing? He was a German. We were at war. Only somehow we weren't enemies. Diciamo, per lui capire l'inglese è come per noi capire, che ne so, il coreano. Who can say where the next meal will come from? L'acqua è portata al dominatorio, ok? Water. Che carino, guarda, aspetta, gli faccio una foto. Dai, non ci credo che muore, secondo me è una menzogna. Secondo me non è vero niente, dai. Non voglio crederci che muore. Là. Dove stava? Hey, I need your help. Okay. Over here. O come il tedesco, esatto. Tu lo stai capendo? Assolutamente no. Però non volevo fare l'esempio del tedesco perché lui è tedesco. Oh, such a help. Thanks. Forse thanks lo capisce? Uccellino, fai cheese. Piccione guarito, dai che è guarito, hai visto? Buffone, hai detto una cazzata, sei solo cattivo. Ti rode solo il culo che io sono riuscito a salvarlo e tu pensavi che non fosse possibile, stronzo. Come possiamo chiamarlo? Chat, decidiamo un nome per l'uccellino. Won't open. Forza, sparate le vostre idee migliori. Chat, tua sorella. Cosa abbiamo qui? Oh, qua possiamo prendere dell'acqua, immagino. No? Alfredo. Bocciato, Chiara. Bocciato è proprio un nome del cazzo. Ah, c'ha tua sorella. Ok, ok. Mi sembra un buon nome. No. Assolutamente no. No, aspetta, aspetta, lascialo giù, lascialo giù. Probabilmente ci dobbiamo fare qualcosa di... Battaglio. No. Potremmo chiamarlo Magenta. Questa è la battaglia di Magenta. Tutti i pro di Cavalier. Con un piede, con una mano. Questa è la battaglia di Magenta. Tutti i pro di Cavalier. Get the bucket upstairs. Understand? Bucket. Mm.
Sarebbe intelligente se tipo iniziassero a spiegarsi le lingue a vicenda. Tipo se lui prende l'acqua, la indica e dice water, water. Capito? Sarebbe molto intelligente come cosa. Dai, ragazzi, avete proprio una pessima inventiva, cioè. Su via, datemi dei nomi decenti. We're just a couple of guys looking for food. Only somehow, we weren't enemies. Musha. Perché Mushain? Fammi capire il processo logico. I'm Harry. Harry. Oh, Dovevano non lui. Oh, Harry! Minchia, non è difficile. Harry. Harry. Bello però il nome, dici, Ale? Moonshine? Mostra il mio nome. Harry. Oh. Dai, Kurt. Ah, Ok. Harry. Ich heiße Kurt. Bene, bene, vedi, vedi. Stanno facendo passi avanti. Ok. His name was Kurt. I don't know if he meant for me to keep the envelope, but I never gave it back. D'accordo. Oh, and I almost forgot the best bit. We found a cat. I swear to you, it's true. A real, live cat, stuck there, just like we were. Ok. Though I never believed it Una would, cosa positiva. the bird has made a full recovery. Visto! Lo sapevo io. Escape. It now flies from the boy to me and back again. It's quite remarkable. I've never seen anything like it. I think we all lost track of time down there. Days passed, maybe even weeks. Food is low. Water almost gone. If this letter finds you, know that we tried. And please tell Luzi. Ma dai, vuol dire che muoiono di fame, posso credere mai? Ma no! TLC? Tu mi sottolinei che vuoi combattere sopra me, ma tuo padre è sicuro da tutti. Però continua a finire per questo. Perché è finita? Non posso fare. Perché è bloccata? Scusa. Vabbè. Ho trovato un luogo tranquillo in cui scorrere il tempo, figlia mia. Sono in un tunnel sotterraneo segreto. Gli uomini combattono sopra di me, ma tuo padre è al sicuro da tutti. Ok. Gatta. Qui ho incontrato una gatta che ora vive sottoterra come me. Ti piacerebbe molto, ha un carattere forte ed è più intelligente di me. Sono alla caccia ai ratti per mangiarli, solo che sembra terribile mangiare i 100 ratti pur di avere la possibilità di rivederti. Oh. Se te la trovano ti fucilano per tradimento? No, però abbiamo detto che siamo bloccati. No, non abbiamo detto che siamo bloccati. Va bene. La guerra fa schifo. La guerra continua, figlia mia. È pericolosa e devo cercare di sopravvivere in ogni modo. Nell'ultima battaglia ho combattuto con coraggio, ma sono finito in un tunnel da rifornimento tedesco. Ok. Già questa è più plausibile, Ale, perché in entrambi i casi stiamo dicendo che siamo finiti in un tunnel e che non stiamo combattendo. Non so se. Non lo so. In effetti è un po' rischi. Vabbè. Dai, diciamo della micia. Fuga, ti prometto che troverò un modo per fuggire da questo tunnel, Lucy. Fuggirò e presto sarò di nuovo a casa. Questo non è nient'altro che una prova che tuo padre supererà di certo.
Che faccio? Le dico questo. Le dico questo. Allora, facciamo così. Gli diciamo che la guerra che si è trovato, io sono al sicuro. Le diciamo della gattina. E poi che sono intrappolato. Così almeno se ci sgamano sanno che sono intrappolato. Non so se sopravviverò, quindi non era colpa mia. Non ero io che facevo il pusillanime. Che fra l'altro ho scoperto, ragazzi, che tipo l'abbreviativo Pussy deriva dalla versione inglese di pusillanime. Tipo pusillanimus. Ed è per questo che la gente chiama Pussy la gente che si caga. Che figata. Vabbè, intrappolato. In via. Per forza, per forza. C'ha ragione Ale, assolutamente. È stata un'ottima osservazione la sua. Hey, Kurt, I made a rat trap. Or, at least I tried. If we can find a good place for it, we might have something to eat. È il posto migliore per una trappola per ratti? Non è un bellino l'uccellino che mi sta accanto, Moonshine. Be underground catching rats for food. Hell, I'd have laughed you out of the room. But there we were. Qui. Stuck and hungry. Penso. We got the idea from the cat. Trapped down there with us. She seems smart. Ok. Attenzione! Ok, dobbiamo trovare un nome anche per la micina, però. La micina lo decido io, la chiameremo Xion. Senti come fa le fusa. Oh, ha funzionato? La trappola? Vieni qua, Moonshine. Ma è che stiamo solo giocando, su via. Forse trova una via di uscita? Ma questa è una dispensa! È una dispensa, sono stati fortunatissimi! I couldn't believe my eyes. There must have been enough food and water to survive for months. Ma dai! Some eaten by rats, but most was intact. Ma dai! Whatever else happened, we wouldn't starve. I couldn't believe it. We hit the jackpot. Every shelf and every crate was filled with food and drink. We could live like kings down here. Survive for weeks, months even. All we'd have to do was eat and wait. Aspettare cosa? It wasn't soon after that we heard it. Digging. Someone was coming. It didn't matter who, German or ally. One of us would be the enemy. We had to escape. Fast. In base a quello che dicono, puoi capire chi mandare avanti e farglielo e farlo bloccare. Hey, I found some keys. Vier Stück. Wozu gehören die? No. Cioè, se tipo sono tedeschi, Kurt può dire no, fermatevi, uno a posto mi ha salvato la vita. Una roba così, e quindi per parità di trattamento, il caso che la... cioè, no? Non lo so, secondo me funzionerebbe una roba del genere. Perché magari in tempo di guerra è una situazione un po' boh. Quindi Kurt, dove dobbiamo andare? Oh, di qui? Forse? Dici di no? Jetzt erkenne ich diese Tunnel. Però che brutto. Sprengstoff sei. Sieh mal diese Schilder. Die Pioniere benutzen diese Tunnel. Da muss es hier auch Sprengstoff geben. Di nuovo tradimento, uno finisce come prigioniero e non si sa che fine faccia. Cavolo. Ah, ok, devo fare così. Cos'è sto bordello? Però scusami, a questo punto uno sarà sempre obbligato a morire, no? I saw daylight. I knew we had to get through that wall somehow.
Oppure semplicemente aspettano di sentire a chi appartengono le voci. E poi in base a quello decidono, cioè nel senso uno sta, cioè se sono tipo tedeschi, Kurt... Kurzi, cioè Kurt torna con loro e Harry scappa, e se sono inglesi viceversa, no? Non so, sono... Mi chiedo come sarebbe stato questo gioco se fosse stato da giocare in due. Se tipo una persona giocava con Harry e una persona giocava con Kurt. Tipo in split screen, no? Come a Way Out. Perché effettivamente i punti... Dici no? Perché dici di no, Pika? Ma senti che cazzo è sto qui nella fossa? In che senso? Ah, non avessi avuto il legame con entrambi i protagonisti. È vero. No, aspetta, mi sa che devo tenerlo... Sì. No, così. Devo tenerlo, altrimenti... Sarebbe un gioco completamente diverso, è vero. Però queste parti sarebbero più interattive, non credi? Ho mai veramente capito il germano. Ma c'era una frase che ha ripetuto. Ho continuato a dirgli... Thank you, Hero. Danke, Hero. I wanted him to understand he saved my life. And I think I understood. But I was no hero. When that roof came down, if he had not pushed me out of the way, hell, I tried to run. And he just kind of tripped into him. I do not think I would live to write this. Hell, if you wanted to see me as a hero, fine. Who was I to argue? It's strange to think we will never see each other again. Geh zurück, ich lege den Sprengstoff. Okay. Let me get a picture first. Giusto. Non stiamo più facendo foto, cazzo. Col piccione! Aspetta, voglio fare una col piccione. No! Dove sei andato? Moonshine! No, dai, volevo farla con Moonshine, ho perso la mia occasione. Figo, però sta prendendo una piega migliore questo gioco. Sono contento che ti stia piacendo, chiaro. Sono molto contento. Perché secondo me è un gioco fatto bene. È un gioco fatto bene. È semplice. Però è bellino. Hai il suo perché. Catherine. We survived. Ok. Kurt's plan worked. Blew a hole clean outside. I couldn't believe it. Me? I found my way back to the front. Turns out they thought I was dead. Strano. Told Barrett everything. Apart from the bit where I made friends with a German. Vabbè. He said I needed a break. Asked me if I'd ever seen the Eiffel Tower. Although I did not encourage her, the cat followed me back to the trenches. In August, they will send me to the Somme. All I have to do now is work and wait. A Somme, che sarà in Francia, quindi si incontreranno di nuovo. That bird seemed to want to stick around. Oh. So I took it upon myself to train her. Hell, maybe she'd even be useful. No, prima o poi morirà, me lo sento. Qualcuno le spara, sto uccello. Madonna, in questo gioco possono andare male così tante cose. Mi sta già venendo l'ansia. Mi sta già venendo l'ansia, ragazzi. Può andare male tutto. Può morire uno dei protagonisti. Può morire la gatta. Può morire l'uccello. Qualcuno deve morire. Io però non voglio. Ok, dai, chat. Con chi partiamo? Con Harry o con Kurt? Vi dico già che chiudiamo lo stream dopo la scelta, perché è il momento perfetto. Perché stiamo cambiando paesaggio, abbiamo concluso il capitolo, quella della guerra lì. Insomma, ditemi voi, chi volete, Harry o Kurt? Vince il primo che lo scrive. Il primo o la prima. È più bello lo sfondo di Kurt, quindi Kurt, Chiara? Kurt, andate. Dear Catherine, I arrived at the Somme today. I continued my search for Max. Okay. Cosa c'è, Pika?
Ok, va bene, dai, chiudiamo qui per stasera, perché credo che siamo più o meno a metà del gioco. Scelta ragionata. Tanto comunque si giocano entrambi, pica, quindi cosa ti cambia? È tutta una menzogna, è tutto finto, tutto finto. Ok, usciamo. Io errei tutta la vita, ecco. E io vi rifaccio la domanda perché prima mi ha risposto solamente Chiara e Ale. Pika e l'altra Chiara. O meglio, Kiki, ti chiamerò così in streaming, Kiki. Se doveste salvare solo uno dei due, chi salvereste? Kurt o Harry? One Direction. Io non lo so, non ho abbastanza dati. Pika, ma è una scelta di pancia che devi fare, no? Una scelta proprio emotiva, non ragionata. Fare foto non fa che. Chiara! Non ho capito, scusami, cioè. Cosa stai dicendo? Cioè, le foto di Harry sono. Fotografo di un scemo, bannato Pika immediatamente, ban, istantaneo. Aspetta, devo sbandarlo. Ok. Sei sbannato, fica. Fotografo giocato da muso, sta lì il problema. Bannata pure Chia pure Kiki. Bannata pure Kiki. Mi sto divertendo. Così. Ok, sbannata pure lei. Comunque, ritornando a noi, secondo me è un bel gioco. È un bel gioco. Io sono bannabile, vogliamo provare, Ale? Sei bannabilissimo. Eccolo qua. Ti devo rifare mod. Prova a scrivere qualcosa, Ale, per favore. Non sei più mod. Muso è bannabile? Proviamo a scrivere qualcosa. Non posso bannare il broadcaster. Accidenti, che peccato. Vabbè, tornando a noi. Tornando a noi. È come dividere per zero, capito? Tornando a noi, che possiamo dire di questo gioco? Per ora mi sta piacendo sotto tutti i punti di vista. Ha un ottimo ritmo, che è una cosa che raramente dico a un gioco. Però, cioè, se ci pensate, questo gioco potrebbe essere una palla devastante. Cioè, ha tutte le carte in regola per essere una rottura di coglioni biblica. E invece il fatto di continuare a saltare da un personaggio all'altro, da un personaggio all'altro, avanti e indietro, con intervalli di boh, 5-10 minuti, massimo un quarto d'ora, è perfetto. È ritmato alla grande. E poi ci sono i momenti interessanti a livello di storia, quindi la parte iniziale in cui scopriamo i perché i personaggi sono. In guerra, sono sul fronte. C'è la parte un attimino più tranquilla in cui magari facciamo le foto alla nave oppure sistemiamo la radio. C'è la parte però un attimino più movimentata in cui dobbiamo spostare la nave in modo da evitare le mine. Oppure da parte di Kurt in realtà c'è stato poco di movimentato. Se vogliamo considerarla magari la parte quella in cui vai a sentire gli inglesi che parlano. E poi c'è stata la parte finale che è stata proprio molto. Cioè, almeno a me ha dato molto l'impressione di essere super movimentata, super eccitante, quella della guerra, sto parlando chiaramente. Perché con Harry dovevi fare attenzione a non farti sparare in testa, e con Kurt dovevi fare le cose il più velocemente possibile per riportare a funzionare tutti i macchinari e bla bla bla. Mi sta piacendo molto e si vede che c'è dietro una persona che sa fare i videogiochi. Perché. Il modo in cui dividono gli spezzoni è davvero secondo. Mi azzarderei a dire addirittura magistrale. Perché io personalmente non mi sono ancora annoiato in questo gioco. Anche se ho visto un sacco di situazioni che avrebbero potuto essere noiose as fuck. Anche Harry, che magari è quello un attimino più. Te lo immagini più tranquillo, no? Più leggero da giocare. Comunque movimenta la situazione con le foto, che è comunque bellino. Mentre Kurt può parlare praticamente con chiunque e interagire con le varie persone, scoprire cose. Anche la cosa delle lettere, molto bello. Mi piace che ognuno abbia la propria meccanica
peculiare, quindi Harry con le foto e Kurt con le lettere. Mi piace un sacco questa cosa. A livello grafico è bello, secondo me è bello. Chiaramente è uno stratagemma voluto per nascondere le imperfezioni, ma alla fine è la stessa cosa che hanno fatto nel primo Silent Hill, in cui hanno messo quella nebbia che è diventata storica, è diventata famosa in tutto il mondo, che serviva semplicemente a mascherare il fatto che la PlayStation 1 non aveva abbastanza potenza per caricare oltre una certa distanza, ok? Quindi loro mettevano la nebbia per coprire il fatto che dietro non fosse renderizzato, però quella nebbia era parte integrante del, non solo del gameplay, ma anche dell'esperienza di gioco. E anche qui, bene o male, magari non è così integrante nell'esperienza, è integrata nell'esperienza di gioco, ma è comunque molto molto bellina ed è uno stratagemma davvero davvero intelligente, secondo me. Oltre che artistico, perché a livello artistico è molto bellino. Anche le musiche sono fatte bene, il gameplay non ha problemi vari, per essere un walking sim è anche abbastanza rapido e veloce, diciamo. Quindi per ora, secondo me, ha tutte le carte regole per essere un bel giochino. Vedremo domani sera, probabilmente lo finiremo, perché da quanto ho visto su How Long To Beat dura 5 ore e mezza, quindi domani sera lo finiamo, penso, sicuro. A meno che non sia gravemente calcolato male il tempo su How Long To Beat. Dovessimo anche magari sforare un po' le 3 ore, pazienza, lo finiamo domani sera comunque. E quindi niente, ragazzuoli, io vi saluto, vi do la buonanotte, grazie mille per essere passati come al solito. Un bacione a tutti, è stato un piacere avervi qui stasera. È stato super divertente. Ci becchiamo domani sera allora, alle 21, mi raccomando, puntuali. Statemi bene. Ciao, a domani.